Finalmente. Chi parla? Io. Chi? Io. Dio. Dio. Il tuo Dio. Ah, Dio. Scusa, non te ne ho riconosciuto. Ti credi spiritoso, Ti diresti a rompere l'anima alla gente? Mai fatto niente di simile. Casomai il contrario. Senza scusi, chi è, cosa vuole? Ma te l'ho detto. Io sono il Signore Dio tuo e voglio parlare con te della fine del mondo. Ma alla Mecca. Alla Mecca? Dalla concorrenza? Avessi per caso sbagliato il numero. Ma tu sei Don Silvestro? Sì, e tu sei un idiota! Ma come ti permetti? Figliolo, devi essere impazzito. Nessuno aveva mai osato attaccare il telefono in faccia a Dio. Ma io mica ho cascato, ho solo cagazzato, è sbagliato, così, oddio mio, padre nostro che si dice... Lo so benissimo dove sono. Alzati per favore e stammi a sentire. Ho deciso di organizzare un secondo diluvio universale. Sì? Ma signore, hai deciso di annegare tutti quanti di nuovo? Precisamente. Tu costruirai un'arca e con essa salverai il tuo paese. Il mio paese? E tutti gli altri poveri innocenti che annegheranno nel resto del mondo? Innocenti? Quali innocenti? Sai che fine farebbe il mondo se lasciassi fare a questi innocenti? Eh sì, forse hai ragione. Forse? No, hai ragione, basta! Che forse? Senti, scusa, posso farti una domanda? Ma perché scelto proprio me? E perché vuoi il mio paese? Perché? E perché no? Senti, scusa, quando è che dovrebbe venire questo famoso diluvio? Allora, mercoledì sera, ti do 3 giorni di tempo. Ma 3 giorni? Ma non saranno troppi. All'alba di domani suonerai le campane, chiamerai a raccolta i tuoi parrocchiani e darai loro la novella. Sì, se vado fuori, noi parrocchiani a dare loro la novella, mi danno un po'. A lavorare all'alba del giorno secondo, in quanto